uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, c'è che lo ritiene addirittura il migliore di tutti i tempi. Vabbè, io Maradona non l'ho mai visto, Pelé non l'ho mai visto, quindi non mi esprimo riguardo. Però sicuramente Maradona ha spesso fatto discutere anche fuori dal campo. Devo dire di aver riso quando ho letto alcune di queste cose, quindi adesso vado a raccontarvele. Io sono Luca e queste sono le cose che non sai su Maradona. Lo sappiamo, tifosissimo del Boca Juniors. Eppure in famiglia c'è un giocatore che è tesserato per il River Plate. Giovane stellina 18enne con tutto il futuro tra i suoi piedi. Hernán López Muñoz. Non hanno lo stesso cognome, ma comunque il sangue è quello. E il nipotino ogni tanto manda allo zio i suoi video e dice: guarda, questo l'ho fatto io. Chissà cosa dovremmo aspettarci dal futuro. Quando l'Argentina si qualificò ai mondiali, Maradona se ne uscì con una frase un pochino colorita, Durante una conferenza stampa si alzò in piedi e volle dire quello che pensava ai suoi detrattori. Adesso, e chiedo scusa alle signore, me lo potete succhiare e potete anche continuare a succhiarmelo. Blatter per questo lo squalificò per 2 mesi. E con l'ex presidente FIFA Maradona non andava proprio d'accordo, Diciamo che la sua idea su Blatter era la seguente. È un mafioso. Un messaggio pieno di amore. Genio e sregolatezza, un po' come abbiamo sempre considerato Antonio Cassano. Però Maradona ha ammesso che se fosse andato alla Juve probabilmente avrebbe avuto una vita più serena. E vabbè, io sono juventino, quindi magari sono anche di parte, ma c'è questa credenza popolare che alla Juve non ci sia la pressione dei mass media, sia tutto agevolato. Però Maradona-Juve è un binomio che si ripete, Parlo dell'anno scorso. Non è in FIFA 19, bensì in FIFA 18. Potevamo vedere qualcosa di fuori dal normale. Settando una partita amichevole Juventus-Napoli giocata all'Allianz Stadium, avremmo potuto vedere Maradona nella curva della Juventus. Ovviamente non parliamo del vero e proprio Bibe de Oro, ma della figura di Maradona all'interno di uno striscione bianco-nero contro il Napoli. Ecco, probabilmente eSport avevano bevuto un po' troppo durante quella giornata di programmazione, Ma si sa, magari era venerdì, erano già in clima weekend. E poi si è iniziato a vederlo praticamente ovunque. Un tifoso argentino durante una visita in Patagonia ha visto questo. Una foto come tante, scattata su un monte, che però vede raffigurato Maradona in lontananza sulla neve. Ora, io non vorrei creare allarmismi, ma quando ho visto la foto anch'io ho riconosciuto Maradona. Poi magari siamo strani sia io che quello che ha scattato la foto. Ditemelo voi nei commenti cosa avete visto. Abbiamo parlato di Maradona e di Pelé anche prima. Sono i due giocatori più forti della storia del calcio nell'ideologia mondiale. Argentina contro Brasile, il romanticismo si respira pieni polmoni. Eppure nessuno dei due ha mai vinto la Copa America. Questa cosa è veramente bizzarra. Maradona ha partecipato per 3 volte, Pelé solamente per 1, ma alla fine nessuno dei due l'ha mai alzata al cielo. E diciamo che non è che siano proprio innamorati i due, non scorre buon sangue. Infatti sappiamo tutti i problemi di Maradona legati alla tossicodipendenza, e Pelé spesso ha dichiarato che il suo rivale non è un buon esempio. La risposta di Maradona non si è fatta attendere, dicendo che Pelé deve stare zitto perché ha perso la virginità con un uomo. E la cosa più curiosa è che pare essere vero. Vabbè, non me ne frega niente della sessualità di Pelé, però Maradona diciamo che ha risposto in una maniera un pochino provocante. E poi ha aggiunto che è vecchio e se ne deve tornare nel suo museo. Però, la sua forza di volontà però lo spinse a volersi disintossicare e quindi andò in un centro di recupero. Purtroppo in quella clinica non sono ospitati solamente personaggi che vogliono uscire dal tunnel della droga, ma anche malati mentali. Quindi non era difficile incontrare personaggi che continuavano a dire: piacere, sono Napoleone Bonaparte. E lui magari rispondeva: ah, piacere, io sono Diego Armando Maradona. E vi lascio immaginare quanto possa fare ridere un momento del genere. Anche perché alla fine tutti gli ridevano in faccia, davano del pazzo per lui, ma lui era effettivamente Diego Armando Maradona. Forse ho riso solo io. Eppure Maradona è comunque amatissimo anche ai giorni nostri. Forse fin troppo amato, perché alcuni tifosi gli hanno dedicato una religione. Nel 1998 a Rosario, in Argentina, è stata aperta la chiesa di Maradona, che a oggi conta migliaia di adepti sparsi per tutto il mondo. Ci sono comandamenti come ama il calcio sopra ogni cosa e festività come il Natale, che non cade il 25 di dicembre ma il 30 di ottobre, cioè il compleanno di Maradona. Durante quella giornata maxi schermi proiettano per tutto il giorno, sì, le partite del Bipe d'Oro. Addirittura sulla sua autobiografia c'è chi ha fatto le promesse di matrimonio. Tutto ciò è veramente molto romantico. Io non ho intenzione di sposarmi mettendo la mano sul libro un'autobiografia di un giocatore, ma ahimè siamo arrivati alla fine di questo video. Poi pensandoci, le due cose non hanno niente a che fare tra di loro. Non è stato facilissimo, perché essendo un tifoso di una squadra rivale di quella nella quale ha giocato Maradona, poteva anche essere un pochino controproducente parlarne. Spero di essere stato più trasparente e sportivo possibile. Magari fatemelo sapere questo nei commenti. E
fatemi sapere anche qual è stata la vostra curiosità preferita o se ne avevate altre in serbo che volevate esprimere o volevate sentire all'interno di questo video.